Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento in questa stagione 2021-22 di Calciame Magazine Ancondorica TV. Fari appunto puntati come nelle precedenti annate, ovviamente ci riferiamo al pre-Covid, sulla società... Anconetana e Club Biancorosso, storico il Club Biancorosso, che quest'oggi affronta il derby con un'altra società amica della M Comunicazione, il Candia. Un derby che si svolge ovviamente sul campo di Vallemiano, teatro degli incontri casalinghi della Ancon divisa verde per la società di casa, società biancorossa, maglia blu per il Candia. Primi attacchi portati dall'Ancondorica di cui tra poco vi leggeremo le eh, formazioni. Recupera palla sulla sinistra, si accentra e calcia bene Vincioni, ma manda il pallone eh, fuori. Poi insiste la squadra di casa, guidata in panchina da Cristiano Pesarini, un colpo di testa tentato da Messi, il pallone alato primo tentativo di attacco del Candia, ma sbaglia un appoggio corto a centrocampo, la formazione di Emanuele Baldini recupera il pallone, Vincioni prende il tempo a un avversario, lancia in verticale Mazzanti che controlla e spallonetta il portiere avversario e trova un gran gol, Mazzanti porta in vantaggio l'Ancondorica 1-0 per la formazione di casa al minuto 24. Ottimo il lavoro però di Vincioni che fa almeno il 30% del gol, rubando palla e poi fornendo questo assist in verticale, davvero pregevole. Allora la reazione ospite si sì, consuma in questo tentativo: prima di rovesciata, poi la botta da fuori da parte di Bracconi. C'è una risposta strepitosa da parte di Boria che nega il pareggio. Ancora Lancondorica che si riversa nella metà campo avversaria. Un lancio lungo sembra innoco. Ma la retroguardia del Candia non lavora bene. Allora il pallone viene sradicato. C'è cioè il cambio gioco. Sulla destra corre Chiara Luce. Rimette dentro il pallone controllato da Vincioni. Stop, tiro, palla fuori. Occasione di platino per Vincioni. Che nei panni di Assis man è stato pregevole. In quella di finalizzatore. Quest'oggi no. Vincioni che poi dovrà, ahimè, abbandonare il campo. Al suo posto avete intravisto. Consolazio con la maglia numero 19 in mezzo all'area Mentre c'è stato un altro tentativo in pallonetto da parte del Candia con Alex Pallaver che ha provato a sorprendere Bore, non c'è riuscito. Palla recuperata. Quindi ancora lui traversa clamorosa, vicinissima al pari la formazione ospite nel contesto di un primo tempo abbastanza equilibrato in cui i protagonisti in campo dicevamo ve le avremmo resi noti anche con Dorica con Boria che era Luce Ricciotti, Soveimo Tangerlini Bamba, Boncompagni Messi Vincioni appunto abbiamo detto già sostituito al 31 ⁇ del primo tempo Rosini e Mazzanti nel Candia invece hanno iniziato il match Gabbianelli Pesce Santarelli Mosconi Rossini Clementi De Luca Badaloni Renzi Alex Pallaver e Braconi. in panchina da una parte Cristiano Pesarini dall'altra Emanuele Baldini con le immagini state vedendo il rientro negli spogliatoi e poi il Via il kickoff al secondo tempo. Abbiamo intravisto anche già un primo cambio nell'Ancondorica. Assurdo. Ma ci concentriamo su questo calcio piazzato. Il primo per il Candia nel secondo tempo. Bracconi sul pallone. La traiettoria è meravigliosa. Ma la parata di Boria è straordinaria. Nega ancora lui, ancora una volta il pareggio al Candia. Che si fa sempre più arrembante e ancora più pericoloso. Sempre da palla inattiva. Ancora Bracconi colpisce il secondo palo direttamente da calcio d'angolo. Candy on fire che prova a spingere nel cuore del secondo tempo. Bracconi prova ad illuminare da un altro calcio piazzato sul secondo palo. Mosconi si inserisce, ma non ci arriva. D'un soffio, si resta sull'1-0. Soffre tantissimo il Candy. Ancora un calcio d'angolo di Braconi con traiettoria simile a quella che abbiamo ammirato pochi istanti fa. Palla fuori. Ora invece una addirittura rimessa laterale nel mucchio. Una spizzata, prova ad allontanare la retroguardia dell'Ancondorica che cerca il contropiede, ma non ci riesce. Il pallone è rigettato in avanti da Mosconi. Tutto solo. Appena entrato il tentativo da parte di Trolli, palla fuori e questa era un'altra ghiotta chance lo sa anche lui che si morde la maglietta c'è l'ultima però, sul calcio piazzato un altro neoentrato, si tratta di Ragnetti con la maglia numero 15 ci prova col tiro a giro di sinistro palla fuori quindi seguiamo anche l'ultimo calcio d'angolo però velleitario con anche il portiere Gabbianelli riversato in avanti, arriva il triplice. fischio può esultare il Club di casa, Lancondorica batte 1-0 il Candia in questo eh, derby di seconda categoria, girone eh, C. Con Lancondorica, che quindi conquista tre punti preziosi per rimanere nella parte altissima della classifica. Nella fattispecie, il club biancorosso sale a quota 17 punti in otto gare, davvero un bel curriculum, sopravanzata solamente da Real Cameranese e Senigallia Calcio. Per il Candia, una sconfitta che invece la mantiene al quarto posto, a quota 13. Eh, buonasera, per la partita di oggi penso che forse analizzando bene i 90 minuti il pareggio sarebbe stato sicuramente il risultato più utile, però il calcio è questo, eh, ci prendiamo questi tre punti e ce li teniamo ben stretti insomma, per aumentare la nostra classifica, adesso andiamo a 17 punti, adesso non so i risultati delle altre, quindi cerchiamo di stare il più possibile agganciati al, al treno de, delle prime. Eh, faccio i complimenti al Candia perché veramente hanno dimostrato eh, quello che mi dicevano, quello che avevo visto un mese fa in Coppa quando ci abbiamo giocato, che è una buona squadra e sicuramente il pareggio forse era il risultato più giusto. Il, il nostro obiettivo, come dicevo prima, noi siamo adesso, eravamo terzi da soli, quindi presumibilmente non conosco i risultati delle altre, ma eh, sicuramente eh, potremo essere sempre terzi da soli, insomma, andiamo a 17. Obiettivo nostro, come dicevo prima, è di restare il più possibile attaccato al treno delle prime, e poi per cercare di rimanere agganciati ai playoff e giocarci un posto. Il prossimo turno abbiamo questo derby con il piano San Lazzaro, quindi e, sarà sicuramente una partita avvincente, dura e una battaglia. Tanto è un derby, quindi giochiamo nello stesso campo e, e sabato prossimo siamo qui con il piano. Arrivederci, buonasera. Dalla partita odienna una buona gara da parte dei miei con molto rammarico perché francamente un pareggio era più che meritato, forse ci stava anche stretto viste le occasioni create e come ha giocato la squadra. Comunque purtroppo il calcio è questo, onora agli avversari che sono stati più bravi di noi, insomma ecco, sono comportati meglio. E... Siamo partiti per un campionato di una salvezza, per una salvezza, essendo stati ripescati in categoria. Con una squadra che era stata comunque preparata per affrontare un campionato di terza, e chiaramente il dislivello fra terza e seconda c'è e si vede. Comunque il nostro obiettivo resta quello della salvezza: l'importante è che i ragazzi, di ogni partita, facciano il meglio di quello che possono, dare, che possono fare in campo. E comunque ecco, adesso ci portiamo il pensiero alla partita prossima, ormai questa è passata, anche se è un po' a malincuore. Il eh, risultato non è stato a noi favorevole, comunque la prossima partita c'è un altro derby con il Varano che probabilmente sarà una delle squadre che lotterà con noi per la salvezza, speriamo bene. Eh, comunque ringrazio eh, la squadra, la società di avermi dato la fiducia, cercherò insomma, ecco, di portare i ragazzi all'obiettivo quello stabilito, cioè quello di salvarci quanto prima possibile. Grazie. Partita sofferta. Ehm... Forse meritavano il pareggio, siamo riusciti a stare compatti, eh, una grande prova di squadra, eh, anche sabato scorso abbiamo sofferto ma abbiamo portato i tre punti a casa, restiamo agganciati al, alla vetta e l'obiettivo intanto della società si sa, è fare il meglio possibile per rimanere lassù nelle prime posizioni e sabato prossimo un'altra volta un altro derby qui in questo campo a Valemiano contro il Piano San Lazzaro.